Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati. Oggi la Chiesa celebra la memoria di San Bonifacio, un grande vescovo. Ai vescovi abbiamo sentito che si è rivolto San Paolo nel suo discorso nella prima lettura, un grande vescovo apostolo dei popoli del nord Europa, della Frigia, i cosiddetti Frisoni, e martirizzato anche a causa della barbarie appunto di questi popoli. È una figura molto eminente nella Chiesa, e le letture che abbiamo ascoltato hanno questo filo rosso che le lega. San Paolo accenna a guai che succederanno dopo la sua partenza, lupi rapaci entreranno da voi e non risparmieranno i gregge. Gesù nel Vangelo dice che noi, i suoi discepoli, non siamo nel mondo, e prega il Padre che non siamo volti nel mondo, ma che siamo custoditi dal maligno. E poi parla del figlio della perdizione, quindi capite che qui c'è un filo rosso tra queste due letture, che è un pochino la presenza e l'azione del diavolo, che brevissimamente vediamo. Il diavolo è veramente diavolo quando oggi c'è, dice San Paolo, lupi rapaci che non risparmieranno i gregge, perfino di mezzo a voi sorgeranno alcuni a insegnare dottrine perverse per attirare i discepoli. Raccomanda ai vescovi, per questo vigilate, state attenti. Ecco, il diavolo è veramente diavolo, purtroppo, magari quando agisce di nascosto, quando si nasconde, quando fa l'ingannatore, il grande ingannatore e il mentitore. Voi sapete che i grandi maestri di spirito, ma questo ce l'ho scritto anche nei libri che la Chiesa Cattolica dedica al rituale degli esorcismi, si dice che col diavolo non bisogna mai starci a parlare, mai, perché dice una cosa vera e tre false. E quindi se tu ci metti a parlare, se non molto colpo, non sai mai, a un certo punto non ti racca i pezzi di più, che una cosa vera e due sono false, e non siamo in grado di discernere. Questo è quello che fa il demonio attraverso queste cosiddette dottrine perverse. La dottrina perversa non entra, non persuade un cuore se non c'ha degli elementi che invece, piuttosto che perversa, la rendono attendibile, la rendono verosimile, la rendono appetibile. Ecco, da questa cosa ci si può salvare soltanto pregando molto, e le dottrine perverse come rimanendo sempre, questo che è importante nella formazione, aderenti alla sana dottrina cattolica. Qualunque dubbio che venisse nella mente, qualunque cosa, dubbi di fede, dubbi morali, come diceva San Giovanni Paolo II, si deve aprire il catechismo della Chiesa Cattolica. Se vuoi uscire fuori da queste cose, non andare dietro a quelli che cantano, che cianciano, che dicono tante cose, perché è facilissimo cadere nell'errore. Poi, figlio della perdizione, Giuda, purtroppo. Ecco, penso che tutti noi abbiamo pensato almeno qualche volta nella vita, come mai Giuda in mezzo ai 12? La domanda che... E come mai che Gesù non ci ha fatto niente, non c'è riuscito a fare niente, manco lui? Ecco, allora Giuda purtroppo non c'è riuscito a fare niente, manco lui, perché Giuda ha fatto una cosa che si deve fare. Giuda gli ha aperto il cuore, le porte del cuore, andiamo, purtroppo. E lo si vede, se vi ricordate, lo si vede chiarissimamente, quando Gesù, nell'estremo tentativo di usare l'amore e misericordia, di salvare, dopo avergli lavato i piedi addirittura, gli dà quel boccone d'amore durante l'ultima cena, e lui lo prende così con sufficienza. E San Giovanni dice: dopo quel boccone Satana ha trovato, perché in tutti i modi possibili Gesù ha cercato di aiutare quest'uomo, ma lui si è ostinato nel male. E quando purtroppo si aprono le porte del cuore al diavolo, non si fa niente, non si fa niente, manco il nostro Signore, e purtroppo si va a finire all'inferno. Quindi questo, bisogna essere molto 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 attenti. Giuda, probabilmente, da quello che abbiamo dai Vangeli, ha aperto le porte al diavolo. Come? Attraverso due dei tre idoli del mondo, che sono il potere, perché voleva che Gesù Cristo fosse un grande dominatore e ci aveva questi del Messia, e poi i soldi, perché per vendere il nostro Signore per 30 denari, insomma, tra l'altro una grande cifra, vuol dire che era molto attaccato ai soldi. L'ultima cosa, Gesù prega per i suoni: non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che li custodisca dal maligno.
Quindi con questa preghiera Gesù ci fa anche un annuncio, ecco, che purtroppo con questo essere, fino a quando siamo in questo mondo, qualche cosa a che fare ce l'avremo. Ecco, sapete che si dicono tante cose, no? Su questo santo Padre nostro, che sapete che quando entrerà il nuovo missale, non adesso, ecco, impareremo la nuova versione del Padre nostro, ma non voglio mettere altra carne a fuoco. Ma oltre a non abbandonarci alla tentazione, che penso lo sappiate, insomma, la riforma che ci sarà, bisognerebbe anche cambiare l'ultima parte, cambiare, tradurre meglio l'ultima espressione del Padre nostro, che non è liberaci dal male in greco, ma è liberaci dal maligno, cioè dall'azione infestata del demonio. E se il nostro Signore ce l'ha messo in bocca tutti i giorni del Padre nostro, vuol dire che purtroppo, fino a quando siamo in questa vita, possiamo essere tentati. Se Gesù ci prega, ecco, quindi per gli apostoli buoni, quindi non per il figlio della perdizione, per me aveva deciso a che sorte andare, ma per quelli buoni, vuol dire che è una battaglia che dobbiamo combattere. Questa dobbiamo combattere tutti quanti, perché il diavolo, sappiamo, nel catechismo, che tenta gli uomini al male per farli cadere nel peccato mortale, farli perdere la grazia di Dio. Se si muore senza la grazia di Dio, senza essersi pentiti, ricordiamo sempre bene il catechismo, si va all'inferno non perché Dio ci manda all'inferno, ma perché noi abbiamo scelto di andare all'inferno, compiendo le opere di Satana, che sono i peccati, senza tornare indietro e chiedere a Dio il perdono. Ecco, quindi siamo sempre attenti e vigilanti. Vedete che tutte queste cose che abbiamo visto rappresentano l'azione ordinaria del demonio. Quindi questa ce la dobbiamo aspettare. Gli indemoniati, i ragazzi che urlano, i posseduti, questa è un'azione straordinaria del demonio, che si spera, insomma, che non riguardi noi. Ma con queste cose che abbiamo vedendo questa sera, più o meno, purtroppo, in questa vita, in vari momenti, dobbiamo farci conti. Ricordiamo sempre che il baluardo più forte contro l'azione del demonio, quella che ci libera dalle sue grinfie, è quella che si era messa sotto i piedi, ed è la Madonna. Il rosario, tra le tante altre cose, non per niente, il rosario, diciamo, per in ogni corona per 5 volte il Padre nostro, ecco, è il baluardo più forte per combattere e resistere a tutte quante le insidie del diavolo. Il diavolo non può niente contro le anime che invocano Maria Santissima come proprio aiuto e propria difesa contro le sue subdole e perverse tentazioni e seduzioni. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati.